Siamo in casa Catanelli, siamo qui da circa un quarto d'ora, 20 minuti e immediatamente ci siamo assuefatti a un'atmosfera particolarissima. Noi presenteremo tra qualche settimana un libro, la monografia di Luigi Catanelli, Borgarolo perugino, artigiano libertario, studioso autodidatta. Marcello, qui si percepisce davvero un'emozione particolare, è una casa museo veramente densa e ricca di ricordi e volevo chiederti un ricordo del papà, delle origini. Lui nasce fondamentalmente a Porta Sant'Angelo e vive praticamente quasi tutta la sua vita in un arco che va tra Porta Sant'Angelo, via Appia, via dell'Acquedotto e al massimo c'è Corso Vannucci con il negozio. Dunque Luigi Catanelli non si ferma agli elementari come la maggior parte dei suoi coetanei, ma riesce a fare con molta fatica e molta difficoltà le scuole tecniche. Di questo è molto fiero, è stato sempre molto fiero perché essere uno che aveva un diploma veniva considerato un fatto molto importante e molto significativo, molto più di oggi. Mi presento. Girà per percorso è stato duro col carrettino carco di carbone, lavorà col fabbro da garzone e mangiò la colazione addosso al muro. Ecco, queste erano le condizioni di vita e di lavoro di quell'epoca. In quel tempo per gente come mio padre il lavoro era assolutamente necessario, quasi obbligatorio. E ha cominciato a lavorare come apprendista, poi ha lavorato con questa officina di Milletti, ma ha lavorato anche con Flamini, che allora era un mondo completamente sconosciuto, era il mondo della radioteca, delle prime radio, che lui esplora, conosce e fa conoscere poi anche in giro, anche a Perugia. Negli anni 30 inizia una certa attività politico-culturale di Luigi e conosce Aldo Capitini. Raccontami qualcosa di questo periodo. Dunque c'è da dire che mio nonno ha trasmesso a mio padre anche un sentimento non prettamente antifascista ma di diffidenza nei confronti di un regime di onnipotenza e lui è stato insieme a Capitini e a pochissimi altri parte di un piccolo centro di antifascismo militante molto però vivo, molto vivace, che ha rappresentato poi un punto di riferimento non solo perugino ma anche nazionale. Allora, abbiamo qui nel tavolo Marcello delle copie del Buffone, le copie originali del Buffone, che è un giornale satirico che nacque in quegli anni e che subito innescò insomma delle iniziative sociali, culturali e quant'altro. Raccontaci. Ma durante la guerra mio padre viene denunciato e è costretto a fuggire, si rifugia a Valfabbrica presso la sorella. Appena torna a Perugia la prima cosa che ha in mente di fare è quella di pubblicare il Buffone, che è un giornale interessante, già è satirico, molto libero, molto aperto, molto disinvolto nelle critiche, nelle prese di posizione, anche molto spregiudicato. Nel 47, altra tappa importante di Luigi, inizia una attiva collaborazione con il Policlinico di Perugia, con l'ospedale Policlinico, e questo è un passo molto importante sulla vita di Luigi Catanelli. Beh, diciamo che è un passo decisivo dal punto di vista professionale. Riesce in qualche modo a acquistare la simpatia di questi luminari, i quali gli danno indicazioni precise per confezionare della strumentazione scientifica. Mio padre puntualmente le realizza, fa dei prodotti molto originali, alcuni anche con dei brevetti, e su questo riesce ad affermarsi a Perugia come un buon realizzatore di apparecchiature scientifiche. Oltre questo, ecco, Luigi inizia a scrivere e anche la produzione letteraria comincia ad avere un suo ruolo importante. Ma diciamo che questa è una passione che lui ha sempre avuto. Io ho un ricordo indelebile, mio padre, io prima di andare a letto lo andavo a lavorare la buonanotte e lui stava nel suo studio a scrivere. La sua vera passione è la storia. I suoi prodotti migliori sono i prodotti storici, di storia locale. E poi si è dilettato anche con opere di poesia in dialetto, insomma. Purtroppo ha lasciato alla morte quasi tutti inediti, insomma, nel senso ha visto pubblicato pochissime cose.
Io dopo ho avuto la soddisfazione di pubblicarle io, insomma, tutti questi lavori che le ho lasciati inediti, purtroppo nulla l'ha potuti vedere, però sono contento di averli dati a disposizione dei studiosi, insomma. Altra passione di Luigi è quella artistica. Così quasi per scherzo, con un carboncino dal suo negozio, fa un tratto di Via Mazzini. Sì, lui praticamente ha cominciato così, ha cominciato con questo bozzetto, poi si è appassionato, ha visto che gli veniva bene e poi con il quadri a olio ha fatto parecchi quadri a olio che sono ancora in casa, sono anche poco conosciuti perché appartengono al patrimonio familiare, però credo, da quello che posso capirci io, da quello che hanno detto anche altre persone che l'hanno conosciuto, c'era un buon talento, insomma, c'era una base di partenza buona, insomma. Senti Marcello, l'ultima cosa, volevo chiederti questo, un aneddoto, un ricordo, un qualcosa di inedito che tu personalmente ricordi in maniera calda di papà Luigi? Un aneddoto che mi riguarda personalmente, ma che riguarda poi un'altra persona a cui era molto vicina, è stato Aldo Capitini. Capitini fu mandato all'Università di Cagliari per una fase della sua vita, poi potete ritornare a Perugia negli anni 50 e io mi ricordo che mio padre mi mise su una seggiola e mi fece recitare una poesia di benvenuto a Capitini e io sono stato un protagonista involontario di questo episodio di benvenuto ad Aldo Capitini alla sua città, sono stato una specie di piccolo ambasciatore. Fantastico, noi abbiamo... Ecco, questa è una bozza del libro Luigi Catanelli, borgarolo perugino, artigiano, libertario, studioso, autodidatta. È una monografia importante di Luigi Catanelli, un personaggio che ha ricoperto in maniera indelebile la storia della città e siamo molto contenti di aver collaborato in questa pubblicazione. Grazie Marcello. Grazie.